Oggi presentiamo il Sustainability Career Compass, una ricerca fatta da Sustainability Makers in collaborazione con Altis e l'Università degli Studi di Milano. Questa ricerca vuole rappresentare una bussola per coloro che sono interessati alla professione della sostenibilità, sia che essi siano giovani, sia che siano un po' più avanti nella carriera. La ricerca si compone di due parti, io vi presenterò adesso i principali risultati della prima parte. La prima parte è fondata sull'analisi di quelle che sono le posizioni occupative ad oggi dei professionisti della sostenibilità ed emergono alcune conferme rispetto a quanto abbiamo già osservato 2 anni fa. Innanzitutto, i professionisti della sostenibilità sono prevalentemente donna e sempre più rivestono un ruolo apicale nell'organizzazione. Apicale significa che rispondono all'amministratore delegato, al presidente o al direttore generale, quindi sono sempre più importanti nei processi decisionali e strategici. Sono persone che lavorano ormai pressoché full time attorno alla sostenibilità. Qualche anno fa era una figura part time, quella del Sustainability Makers. Era un professionista che lavorava in parte per la comunicazione, in parte per il marketing, poi si occupava anche di sostenibilità. Dal punto di vista reddituale sono assolutamente allineate ad altri professionisti e altre posizioni come il manager HR o il manager delle funzioni operative. E ciò che è interessante è che cambiano un pochino i profili di formazione di queste persone. Sempre più per essere un professionista della sostenibilità servono percorsi dedicati, che possono essere o delle lauree dedicate alla sostenibilità più un percorso specializzante, o delle lauree in management con un percorso specializzante sulla sostenibilità a posteriori, o anche c'è una crescente quota di persone che hanno lauree scientifiche che successivamente fanno un percorso di studio attorno al management per potersi collocare appunto come manager della sostenibilità.